ciao a tutti! Sono passati più di 2 mesi dall'ultima pubblicazione e per noi è come se è passata un'eternità. Ma cosa è successo? E soprattutto, che aggiornamenti abbiamo da darvi? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Massimiliano e voi siete su Sub H2O. E sì, registrare mi è mancato davvero tanto, ecco perché finalmente siamo pronti per iniziare. E sì, ci siamo fermati per un lungo periodo, abbiamo avuto infatti tantissime cose da fare, però nel frattempo abbiamo registrato tantissimo materiale da poter portare qui sul canale. Per cui iscrivetevi, mettete pure un bel mi piace in questo video per farmi capire che siete curiosi. Ma impegni a parte, sono anche iniziate le belle giornate, è iniziata infatti la stagione estiva. E il tempo libero l'abbiamo occupato chiaramente stando anche un po' in giro. E oltre a questo abbiamo fatto anche un po' di detox dai social, che non fa mai male. Detto questo, con il video di oggi volevo innanzitutto salutare i nuovi iscritti. Non sono mancati neanche i commenti positivi e tanti di voi hanno trovato i video molto utili, per cui siamo veramente contenti di questo. Sub H2O, infatti, lo sapete, nasce per intrattenervi divulgando argomenti di scienza, di subacquea, di natura, del mondo sommerso un po' in generale, e a volte anche per mostrarvi i luoghi che visitiamo e sapere che dall'altra parte dello schermo ci sono persone che condividono i nostri stessi interessi e i nostri stessi hobby ci riempie d'orgoglio, oltre chiaramente a farci venire una grandissima voglia di continuare con questo nostro progetto. Appunto per questo motivo siamo molto contenti che la community si sta ingrandendo. E poi, già che ci siamo, voglio anche salutare i fedelissimi di questo canale, quindi un saluto anche a loro. Ma detto questo, veniamo all'argomento del video di oggi. Volevo infatti in prima battuta parlarvi di come ho inaugurato, si fa per dire, la stagione estiva per quanto riguarda la subacquea. Poi volevamo darvi dei piccoli aggiornamenti ed infine volevamo fare un recap dei contenuti che si possono trovare all'interno di questo canale. Come sapete, io inauguro sempre la mia stagione di subacquea all'Orto di Nemo. L'anno scorso sono riuscito ad andare a maggio, purtroppo quest'anno non prima di giugno. E sì, lo so, è fin troppo tardi, però come dicevo, tra i 1000 impegni e 2 settimane passate a casa per via del Covid non sono veramente riuscito a far prima. L'idea era quella di iniziare la stagione e quindi farla tutta per intero con l'attrezzatura che ho comprato usata e che ho portato qui sul canale, ovviamente opportunamente revisionata. Ma facendo 2 conti, visto che ho iniziato così tardi quest'anno, ho capito che forse non mi conveniva poi troppo. Come sapete, infatti, i costi per revisionarla non sono altissimi, ma non sono comunque bassi. E se non si possono fare tante immersioni, si fa fatica, per così dire, ad ammortizzarli. In ogni caso, ho in mente di mettere tutto in funzione, magari per il prossimo anno. E con la scusa porterò qui sul canale tutti i contenuti che riguardano proprio la revisione dell'attrezzatura. Vi spiegherò a chi mi sono rivolto e quanto speso. Sicuramente questo può risultare utile per molti di voi, per cui attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Ritornando quindi a parlare dell'immersione, ho dovuto noleggiare l'intero gruppo ARA, quindi bombole ed erogatori, e anche ovviamente il GAV. All'interno della stessa giornata abbiamo fatto chiaramente 2 immersioni. E sono andate abbastanza bene. Ad essere pignoli, in realtà nella prima immersione ho fatto un po' di fatica a scendere, ma questo era anche prevedibile. Insomma, sono un po' arrugginito dopo un anno di stop. Ma a parte questo, devo dirmi abbastanza soddisfatto per come è andata, e mi riferisco in particolare all'assetto e al consumo d'aria. La prima delle 2 immersioni, come potete vedere dal mio computer subacqueo, è stata quella più profonda e l'abbiamo fatta lungo la franata del sito di immersione. Non sono stato lì a segnare l'area residua dopo le immersioni perché volevo prendermi le prime immersioni così un po' con calma, senza essere troppo rigido. Proprio per quanto riguarda il sito di immersione, chiaramente non trattandosi di un'area marina protetta, non c'era poi tantissimo da vedere. Abbiamo visto ovviamente l'Orto di Nemo, poi abbiamo visto un polpo con cui siamo anche riusciti ad interagire un po', ovviamente dei
saraghi, un pesce lucertola, piccoli scorfani, poi ancora reditriglie che stanno sempre in penombra, dei rombi e infine castagnole. Insomma, i classici pesci del nostro mar Mediterraneo. Per quanto riguarda la programmazione futura, non sappiamo darvi con certezza il nostro calendario editoriale. Sappiamo però di certo che arriveranno nuovamente i contenuti di Biomare Express. Dobbiamo infatti finire tutti gli argomenti. Torneranno anche gli argomenti di subacquea e quelli chiaramente di biologia marina più approfonditi, ma soprattutto, ve lo diciamo già, abbiamo dei contenuti di viaggi che abbiamo fatto da mostrarvi e speriamo attraverso questi di intrattenervi. Arriviamo adesso invece al recap dei contenuti di questo canale. Questo è maggiormente rivolto ai nuovi iscritti, anche se questo canale infatti non ha chissà quali grandi numeri, però comunque abbiamo realizzato più di 250 video e sono tutti organizzati in playlist. Ovviamente di tutti questi vi lascio i link qui sotto in descrizione. La prima di cui voglio parlarvi, se siete soprattutto interessati alla subacquea, è quella che riguarda i disclaimer. All'interno troverete dei contenuti in cui mi presento e vi spiego chi sono o chi non sono e perché dovete prendere questi video con il solo scopo di intrattenimento. Proseguendo, per chi è interessato alla subacquea e magari si sta solo da poco avvicinando a questo mondo o magari sta anche conseguendo il brevetto, beh, allora la playlist che consiglio di vedere è sicuramente Vuoi diventare un subacqueo. Proprio questa playlist contiene infatti alcuni video che sono utili per il conseguimento del brevetto. Alcuni sono stati realizzati molto tempo fa, mentre altri sono più recenti. A tal proposito colgo l'occasione per dire che non sono un istruttore ma semplicemente un appassionato e dovete prendere quindi tutto questo al solo scopo di intrattenimento. Se vi interessa invece l'approccio scientifico alla subacquea, che come sappiamo è veramente centrale per questo tipo di attività, beh, allora potrete trovare una playlist, ovvero Fisica e Subacquea, dove all'interno troverete dei contenuti con questo tema. Chiaramente non mancano anche i video legati ai pericoli attorno a questa attività. Trovate nella playlist Pericoli e Subacquea e MDD e argomenti affini. Se avete bisogno di qualche consiglio che riguarda il mondo della subacquea un po' più in generale, allora potrete guardare i contenuti della playlist Esperienze e Tutorial da neofita. Il titolo della playlist è abbastanza eloquente e sottolinea che sono dei video che vanno presi semplicemente come una chiacchierata tra amici. Se siete già brevettati e volete qualche informazione in più sulla miscela Nitrox, beh, sappiate che ho creato una playlist apposita. Chiaramente voglio ricordare che è un corso previsto dalle didattiche, per cui si fa attraverso quelle. Se siete poi sempre di fretta ma siete appassionati comunque alla subacquea e non volete vedere dei video molto lunghi, beh, allora sappiate che ne ho creati un paio della rubrica Sub Express. Sono 18 in totale e li trovate organizzati anche questi in playlist. Ci tengo a precisarlo, all'interno delle diverse playlist possono esserci dei video che comunque si ripetono da una playlist all'altra. Beh, questo perché probabilmente abbiamo pensato che coprivano più argomenti. Tutti o quasi tutti i video che vi ho appena elencato e che sono all'interno di quelle playlist li trovate all'interno di una grande playlist, ovvero Video Tecnici. C'è poi la playlist Immersioni, è davvero molto interessante, all'interno ci sono tutte le immersioni che ho fatto e ho filmato. Se invece siete approdati qui su questo canale perché siete interessati alla biologia marina, beh, sappiate che abbiamo realizzato anche su quell'argomento tantissimi video. Sto parlando dei video di Biomare, anche questi organizzati in playlist. Proprio all'interno trovate sia video approfonditi e strutturati sia video un po' più corti. Sono infatti quelli della rubrica Biomare Express, dove spieghiamo degli argomenti di biologia marina in 4 minuti. Ma anche di quest'ultimo format c'è comunque una playlist dedicata. Se invece siete interessati ai video di viaggi, beh, allora anche di quello abbiamo realizzato un'altra playlist. Sapete che quando abbiamo un po' di tempo andiamo in giro e cerchiamo sempre di riprendere tutto. Se pensate che può intrattenervi, beh, allora, come dicevo, la playlist viaggi può fare al caso vostro. Tra i vari video pubblicati abbiamo anche dei format, per così dire, come quelli de Il mare in cucina, dove proviamo a cucinare delle ricette ovviamente a base di pesce. Per chi
chi è appassionato della natura, sappiate che abbiamo creato anche il format River Scan, dove mettiamo a raggi X i fiumi italiani. Per il momento ci sono soltanto due video, ma sappiate che stiamo per realizzare anche il terzo. Ho ancora Tour dei Laghi, dove visitiamo appunto i laghi, concentrandoci però sugli aspetti naturalistici. Se cercate solo un po' di intrattenimento, beh, allora sappiate che ci sono infine i contenuti all'interno della playlist Stories. Poi c'è anche la playlist Vlog ed infine quella dedicata alla fotografia e ai video, se avete questo tipo di hobby. Ok, io vi saluto ancora una volta, spero che trovate interessante andare a vedere questo tipo di contenuti. Io adesso ho finito, se questo video vi è piaciuto mettete pure un bel mi piace e iscrivetevi al canale così da non perdere tutti gli altri video. Vi ricordo che siamo anche molto attivi su una pagina Facebook dove condividiamo tantissimi articoli che riguardano la subacquea, la natura e non solo. Io adesso ho veramente finito e noi ci vediamo senz'altro in un prossimo video. Ciao!